Non si può essere socialisti e cosmopoliti insieme, perché il cosmopolitismo da distinguere attentamente dall'internazionalismo. L'internazionalismo è il rapporto tra le nazioni. Il cosmopolitismo, che io tendo a identificare, almeno così ho fatto nel mio libro Globalizzazione, tendo a identificare con il globalismo, è l'annullamento della sovranità delle nazioni e la creazione di un unico piano liscio di scorrimento accelerato delle merci e delle persone mercificate, ciò che appunto si chiama globalizzazione. Ecco, quindi è impossibile un socialismo globalista, perché il socialismo implica sempre, per sua definizione, la possibilità dello Stato di intervenire nell'economia. Ma il cosmopolitismo è esattamente la messa in congedo dell'idea stessa di uno Stato che intervenga nell'economia.